Due cose ripeteva una volta, lo ripeteva tre volte. Una diceva il fatto, non abbiamo mai litigato. La seconda volta ripeteva, diceva, non abbiamo mai litigato, come se fosse una cosa speciale. E la terza gli diceva, non abbiamo proprio mai litigato. Quando andavo a mangiare gli spaghetti a casa sua, e li faceva molto buoni, quelli al pomodoro che per me sono diventati famosi, e Maria faceva questi spaghetti, ripeteva questa cosa. E io ero un po' imbarazzato e dopo qualche cena, qualche cosa, notavo che la famiglia ogni tanto guardava in alto. Come questa l'abbiamo già sentita. La ragione è che ci rispettiamo e ci amiamo. Forse vi potrà interessare a voi come ci siamo incontrati. Perché io ho capito negli ultimi giorni che non è stato un caso, anche sembra così. Carlo stava facendo un film in Spagna, Maria, un film diretto da Giuseppe Colizzi, che era un regista colto, aveva scritto romanzi e si stava apprestando a fare per la prima volta nel cinema italiano un film con dell'ironia. Il titolo era Il cane, il gatto e la volpe. Naturalmente Bud faceva il cane, io avrei fatto il gatto e la volpe. Però io non c'ero ancora. Dopo una settimana di lavoro, l'attore che faceva il gatto si fece male un piede e dovette smettere. Allora il regista Colizzi di corsa venne a Roma e fece i provini e mi prese. Mi portarono velocemente ad Almeria, che allora non era tanto veloce, perché si atterrava a Madrid e poi c'era una macchina che faceva 24 ore Madrid-Almeria. Comunque, come sono arrivato sul set, mi hanno detto, spogliati. Perché allora non c'erano i roulotte. La costumista con un asciugamano me lo mette davanti, io mi sono tolto i pantaloni, mi sono tolto la giacca, tutto. Ecco, mettiti questi pantaloni, mettiti questa camicia, ecco la pistola, ecco, vieni, vieni, che ti presento Carlo Petrosoli. Piacere. Qual era la scena? Subito una scazzottata. Lui faceva il cane, io facevo il gatto. E Giuseppe Colizzi volle realizzare una scazzottata non la solita, ma un po' diversa. Io come gatto dovevo usare molto gli stivali e gli speroni e la velocità era scansante. Fatto sta che io non ho preso un pugno dal cane, da Bud, ma gli ne ho date tantissime, alla tonga, al testa, così, finché lui non ci vedeva più e a un certo punto guardava in giro. Ma dove sei? Dove sei? E io stavo vicino all'albero, e da lì l'albero salto e gli metto gli speroni in faccia e lo mando a terra. A questo punto arriviamo al momento cruciale, che si doveva decidere che mi doveva dare un pugno, e questo pugno bastava a mandarmi dall'altra parte. Che pugno gli diamo? Non voleva dare con Giuseppe Colizzi i soliti pugni, che si sono visti, che allora già si erano visti tante volte. Allora siamo stati lì a perdere un po' di tempo, per fortuna allora al cinema avevamo tempo, non del roulotte, ma il tempo ce l'avevamo. E questo finalmente Bud dice, sai che faccio? Io gli do una mazzata qua sulla spalla e lo faccio fuori. Dico sì, però io devo prendere un colpo particolare. E allora purtroppo mi era capitato di vedere il tiro al piccione, lì, non so, come si chiama, Piazza delle Muse, eccetera, allora. E mi resi conto che i piccioni, come prendevano il colpo, rattrappivano le gambe e cadevano. Allora io devo fare come un piccione, mi devo alzare in piedi, così, un salto e poi andare giù. E questo colpo di Bud, che lui inventò, è rimasto il suo, come dire, la sua più grande invenzione. Ecco, vi ho raccontato una cosa divertente. E poi questo modo di cadere l'abbiamo trasmesso, per esempio, in Trinità, al messicano che insomma ha preso tante botte per la Spencer, che andava in terra in quella maniera. A un certo punto noi ci divertivamo. Quando doveva prendere l'ultimo colpo da Bud, dove partire e finire a terra su compaccia, ma era terra, allora gli scavammo una buca, ci avevamo messo sopra un materasso, sopra la terra, così fece questo volo stratosferico al colpo che diede Bud.
Allora, ho detto che noi ci rispettiamo e ci amiamo. E vi ho raccontato questo aneddoto perché quando Giuseppe mi ha telefonato e mi ha detto mezz'ora fa, papà è andato via, io ero in Almeria, nello stesso punto dove ci siamo incontrati per la prima volta, all'inizio e alla fine. Dopo, diciamo, del dispiacere, confusione, anche dolore, improvvisamente mi è arrivata una calma che non riuscivo a spiegare, anche una gioia. Ho capito che niente avviene a caso, che la vita eterna, che Bad già aveva la gioia. E so che io quando lo incontrerò, e lui verrà da lontano, in una prateria con la sua sella così, e io dall'altra parte, ci vedremo le prime parole che lui mi dirà, ma non abbiamo mai litigato.